Anche il grande filosofo tedesco Immanuel Kant definì il concetto di sublime nella Critica del giudizio del 1790 e in numerosi altri scritti. Secondo Kant, la percezione del bello e del sublime si ha quando sentiamo immediatamente che la natura, un oggetto, il nostro corpo sono in rapporto con la nostra interiorità. Quando questo rapporto è in termini di accordo, allora facciamo esperienza del bello. Per esempio, la mia stanza mi piace perché è come se la disposizione dei mobili, dei libri, dei quadri fosse finalizzata al piacere della mia anima. Quel tramonto è bello perché sembra essersi realizzato per fare da cornice al mio stato d'animo del momento. Quel vestito è quello che cercavo perché indossandolo sento il mio corpo in accordo con il mio spirito. Il piacere che deriva non è dovuto al possesso né alla consumazione dell'oggetto. Non è piacere sensibile e interessato, ma appunto piacere estetico disinteressato. Se invece mi trovo in mezzo ad una terribile tempesta che rischia di spazzarmi via per la sua potenza, o mi trovo atterrito di fronte alla grandezza dell'oceano improvvisamente apparso alla mia vista, allora il piacere deriverà dal provare la sproporzione, non l'accordo o la proporzione, che sussiste tra me e la natura. Il sublime, secondo Kant, è tutto ciò che scaturisce dalla percezione di qualcosa di smisurato o incommensurabile, che produce in noi uno stato d'animo ambivalente. Dispiacere perché la nostra immaginazione non riesce a contenere tali grandezze. Piacere perché la ragione viene spinta a proiettarsi nell'idea elevatissima di infinito, in rapporto al quale persino le immensità del creato appaiono piccole. Il vero sublime non sta dunque tanto nella realtà come per Burke, ma in noi stessi e nella percezione soggettiva che, capovolgendo la coscienza della nostra piccolezza, ci fa raggiungere con la ragione l'idea di infinito.